Buongiorno amici di YouTube, saluto tutti voi e sono qui per una piccola comunicazione. Vi voglio fare io una domanda a voi. Allora, premetto che dovrei cambiare gestore telefonico. Sto cercando un gestore che mi possa garantire più giga al mese, perché quelli che ho non mi bastano. A cosa mi servono questi giga? Vi spiego. Ho intenzione di fare delle ricette in live. Ora la mia domanda è sapere se vi fa piacere questa situazione. Inoltre vorrei sapere da voi, siccome ci sono alcuni tipi di ricette che c'è bisogno di un pochino di tempo, tipo come la pizza per quanto riguarda, perché la voglio fare completa, avete capito? Tipo impastiamo tutti gli ingredienti per la pizza, poi la mettiamo a lievitare e fin qui stacchiamo la live. Dopo il tempo di lievitazione, perché io faccio quella lunga lievitazione, impasto a mezzogiorno e la consumo alle 8. Quindi registrare l'altra live, poi, cioè no, registrare la live non si registra, attaccarsi alla live la sera poi dopo. Quindi dividere le live in più parti. Ovviamente so che non è che potete vivere dietro di me, aspettare a me che mi ricollego, però mettere comunque queste live poi dopo sul canale, giustamente perché rimangono caricate e voi effettivamente vedete che quella ricetta è stata fatta a momento, quindi che la ricetta è giusta. E quindi volevo sapere da voi se vi piaceva questa iniziativa. Ovviamente però tutto ciò avverrà a novembre perché devo cambiare questo gestore telefonico che mi garantisce una maggiore quantità di giga. Però voi nel frattempo fatemi sapere cosa ne pensate, se questa idea può essere piacevole e utile per voi. Quindi nei commenti già a questo video mi farebbe piacere il vostro pensiero, la vostra opinione. Nel frattempo continuerò a gestire il canale come lo sto facendo in questo momento, con le ricette prima registrate e poi caricate con più calma. Va bene? Allora aspetto le vostre risposte. Magari qualcuno se deve chiedermi qualcosa o mi manda un messaggio sotto i vari video che trova, oppure può contattarmi o su Facebook. Sono sempre sotto il nome, sono la mia pagina Le Delizie di Mary Kay, oppure mandarmi un messaggio su Instagram, sono sempre Le Delizie di Mary Kay, è facile trovarmi. Ok? Allora attendo con ansia le vostre risposte. Un bacio, grazie per seguirmi sempre numerosi, grazie per l'affetto che mi date, grazie per i consigli positivi e negativi che mi date, perché io accetto tutti i consigli e perché penso che i consigli, buoni o brutti che siano, fanno crescere una persona, fanno crescere le esperienze e mi fa piacere quindi che voi esprimiate il vostro parere sempre e comunque, bello o brutto, perché io sono una persona vera e sincera, quindi mi piace confrontarmi con tutti, veramente con tutti. Grazie e alla prossima. Non mancate e fatemi veramente sapere cosa pensate di questa situazione. Un bacione.